Ricorre oggi, mercoledì 20 novembre 2019, il 30° anniversario della morte di Leonardo Sciascia. Il contributo storico e letterario al videogiornale, a cura di Mario Gazziano. Leonardo Sciascia nacque a Racalmuto, terra di Agrigento e Pirandello, nel 1921. È stato certamente uno dei maggiori scrittori e intellettuali europei del XX secolo. Fu proprio Sciascia a iniziare una forte narrativa sociale intorno agli anni 60, con romanzi che misero a nudo e denunciarono le collusioni tra mafia e politica in Sicilia, diventata subito metafora dell'intera Italia. I suoi romanzi più famosi, in cui risulta stringente la denuncia sociale, sono Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il cavaliere e la morte, L'affair Moro, Il consiglio d'Egitto. Scrittore ed intellettuale rigorosissimo, provò a risvegliare le coscienze nazionali e civili europee al fianco di altri grandi, quali Sartre, Brecht, Grasse, Vasquez Montalbán. Fu fortemente suggestionato e affascinato dalla cultura arabo-maltese, il cui territorio e la cui cultura divennero centrali nel suo famosissimo romanzo Il Consiglio d'Egitto, ambientato al tempo della Inquisizione. In questo romanzo pamphlet, protagonista è l'abate Bella, il grande impostore nativo di Malta, appunto. Attraverso le ambientazioni de Il Consiglio d'Egitto rivive l'atmosfera socio-culturale maltese, con i suoi protagonisti, i suoi sentimenti, la sua cultura mista tra Occidente e Medio Oriente, scrive Leonardo Sciascia. L'abate Bella inseguiva i fatti della vita, il passato e il presente, a cavarne sentimenti e significati come un tempo dai sogni degli altri estraeva i numeri del lotto. La vita è davvero un sogno, l'uomo vuole averne coscienza e non fa che inventare cabale. Ogni tempo la sua cabala, ogni uomo la sua. E facciamo costellazioni di numeri, del sogno che è la vita, per la ruota di Dio o per la ruota della ragione. E, tutto sommato, è più facile finisca col venir fuori una cinquina sulla ruota della ragione che su quella di Dio. Il sogno di una cinquina dentro il sogno della vita. E c'erano i ricordi nell'abate Bella. Dentro il sogno del presente sognava ora il passato. Vedeva Malta sul taglio dell'orizzonte marino, nella dorata nebbia della memoria. Ed ecco che gli balzava nell'occhio come nel fuoco di un cannocchiale, nel suo cuore, i campanili aguzzi come minareti, le basse case bianche, le altane. Dai bastioni della città vecchia ecco che spaziava sulla distesa dei campi tra Sigui e Zebug, quasi gialle le messi del grano maiorchino, di intenso verde la tuminia ancora in erba e il rosso allegro della sulla fiorita. Il bianco reticolo dei muretti a secco. Cominciavano i gelsomini, ne odoravano le terrazze, le strade. I vecchi se la godevano, seduti nei comodi sofà di giunco, a fumare la pipa, a stabaccare. Poi nella sera le chitarre si accendevano come grilli, mentre dal porto giungeva il canto dei marinai siciliani, greci, catalani, genovesi, essenza della lontananza, della nostalgia, capitandogli a volte di sorprenderli nei recessi della marina in oscuri amplessi con le veneri sformate del luogo. Solo le cose della fantasia son belle ed è fantasia anche il ricordo. Malta non è altro che una terra povera e amara, la gente barbara come quando vi approdò San Paolo. Solo che nel mare consente alla fantasia di affacciarsi alla favola del mondo musulmano e a quella del mondo cristiano. Come io ho fatto, come io ho saputo fare. Altri direbbe alla storia, io dico alla favola. Maltese è anche l'aiutante di Bella, il monaco Giuseppe Camilleri, che sembra rimandare ad un altro grande scrittore siciliano, Andrea Camilleri. Sciascia, appassionato di pittura, dedica anche molte note alla decollazione del Caravaggio e scrive l'introduzione del bel volume Viaggiatori in Sicilia e a Malta. Dunque un filo diretto tra il grande intellettuale siciliano e la vasta, complessa ed affascinante cultura maltese.